Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore, che è da sempre e che dura in eterno per quanti la temono, produce frutti abbondanti in mezzo al popolo di Dio. La grazia del Signore è Dio stesso, che ama, che benedice, che si prende cura di noi, va in cerca anche del peccatore che si è smarrito. La grazia del Signore da sempre dura in eterno, dice il salmista. E questa grazia, fratelli, che è l'anima della Chiesa. Noi tutti siamo frutti della grazia. Siamo stati creati per grazia. Siamo tenuti in vita per grazia, cioè per puro amore. E la grazia di Dio riempie l'universo. In modo particolare, la grazia di Dio si manifesta dove ci sono figli di Dio che con la loro fede si aprono alla potenza di Dio e alla sua opera. Nella Chiesa, fratelli, il bene dell'unità è sempre stato uno dei beni supremi. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci e di guidarci nella contemplazione di questo mistero d'amore. Manda il tuo spirito, Signore, e tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, che hai creato ogni cosa con sapienza e amore, ravviva in noi la fede nella volontà della tua grazia, che vuole la salvezza di ogni uomo, che produce frutti abbondanti di pace e di amore, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel Vangelo di oggi, fratelli, mentre ricordiamo nella liturgia Santa Teresina, il Bambin Gesù, che tutti amiamo con tenero affetto, perché è una santa che ci conquista con la sua semplicità, con la sua innocenza, anche col suo grande fervore nell'accettare Gesù Cristo ad essere trasformata in Lui. Bene, mentre ricordiamo Santa Teresina e Bambin Gesù, il Vangelo della festività di oggi ci presenta una parabola raccontata da Gesù ai suoi uditori. Un uomo chiede a un figlio di andare a lavorare nella sua vigna. Costui dice sì, ma poi non ci va. Dice al secondo: vai a lavorare nella vigna. Lui dice no, ma poi pentitosi ci va. E Gesù chiede: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Gli rispondono: il secondo. Perché questa domanda di Gesù? Perché il popolo di Dio, in gran parte in quel tempo, non era favorevole alla missione di Gesù e quindi non si rese disponibile per accoglierlo, per portare avanti la missione di Gesù per la salvezza di tutti. Mentre i pubblicani e i peccatori, che inizialmente avevano detto di no a Dio, ascoltando Gesù, si convertono. Tornano a Dio con tutto se stessi. Ecco allora la domanda di Gesù: chi di loro ha compiuto la volontà di Dio? Ed è implicita questa domanda la risposta che dice: i secondi, che sono logorati dietro la legge e sono diventati portatori quindi di una disciplina. Il profeta Ezechiele, nella prima lettura che noi ascoltiamo oggi, ci mette davanti a una realtà. Il Signore gli dice: figlio dell'uomo, se un tuo fratello sbaglia e tu lo correggi, avrai guadagnato un fratello. Ma se quello non ti ascolta e non si corregge, ma quando tu l'hai fissato e poi si perde, io chiederò conto a lui, ma tu non avrai responsabilità. Però se lui si perde perché tu non l'hai fissato, chiederò conto a te,
della sua perdizione. Vedete la sollecitudine che il Signore usa verso il suo popolo perché tutti siano salvati. La grazia del Signore, fratelli, che regna nella Chiesa, vuole che nella Chiesa domini sempre la comunione fraterna, il rispetto reciproco, l'aiuto vicendevole, il soccorrere chi è nel bisogno, perché nessuno abbia a soffrire indigenza o essere privi dei mezzi necessari per poter realizzare il piano di Dio. Vedete, il Signore chiama il profeta ad essere sollecito nel correggere, nel riportare gli erranti alla verità, perché vuole la salvezza di tutti. E San Paolo, nella seconda lettura che ascoltiamo dalla lettera ai Filippesi, loda la comunità dei Filippi per quell'armonia che regnava tra tutti i membri della Chiesa e loda anche tutti quelli che si stavano prestando per accogliere i collaboratori di Paolo per portare un Vangelo di pace a tutta la comunità. La grazia del Signore, fratelli, vuole che la Chiesa regni sempre quell'armonia dell'unità che è frutto appunto della santità di ogni membro. E questa unità è la potenza della Chiesa, è la forza della Chiesa. Ma nella Chiesa ci deve essere anche di quelli disposti a correggere chi sbaglia perché nessuno vada perduto. Signore Gesù, tu sei quel messaggero che il Padre ha mandato in mezzo a noi a soccorrerci per riportarci tutti all'unità della fede, per essere in te un popolo unico. Tanti ti hanno detto di no, ma poi pentiti sono tornati a te e tu vuoi che tutti siano accolti e nessuno sia respinto, rifiutato, perché inizialmente non ho avuto il coraggio di accoglierli. Tu con la tua infinita bontà, Signore, edifichi questo popolo nell'unità santa e tu provvedi anche alla Chiesa persone ragguardevoli che siano disponibili a prendersi cura dei propri fratelli perché nessuno vada perduto. Moltiplica oggi nella Chiesa, Signore, la visione di questo dono della grazia, che vuole che ogni membro viva nella piena comunione con gli altri fratelli, che nessuno viva per se stessi, ma perché tutti abbiano a vivere per te, che sei morto e risorto per loro, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre dell'Amore, sei venuto qui a Medjugorje e continuamente ti manifesti per seminare un seme che dovrà poi crescere, diventare come una pianta e portare frutti abbondanti a tutta l'umanità. Tu ti stai prestando a preparare un popolo nuovo. Tanti hanno detto di no alla tua chiamata, ma poi pentiti ti hanno chiesto di usare di loro per l'avvento del tuo regno e ciascuno di noi nelle tue mani vuole pentirsi dei propri errori, ma vuole anche essere chiamato a portare l'aiuto perché la tua parola tocchi ogni cuore e il mondo si converta e venga presto quel momento in cui Gesù, tornando sulla terra, porta pace, piena rigenerazione, inizia una nuova creazione che durerà fino alla fine dei secoli. A te Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E in questa giornata, fratelli, contempliamo questa chiamata del Signore all'unità santa, all'amore benevolo, all'amore vicendevole, perché nell'unità c'è Dio. Nella concordia, nella pace c'è Dio.